Buongiorno a tutti, io sono Marco Bolis e sono uno sviluppatore presso Sorint Lab e oggi vi parlo di programmazione funzionale, che è un argomento di cui magari si sente anche parlare online, si trovano post, cose, però magari è anche un argomento un po' ostico, un po' difficile, che magari vi viene voglia di dire sì, esattamente che cos'è, a che cosa serve. Soprattutto se non siete degli sviluppatori molto, come dire, esperti o degli accademici alle prime armi con lo sviluppo, perché è un argomento abbastanza accademico in realtà. Infatti la programmazione funzionale è un argomento che risale abbastanza indietro nel tempo, proprio con gli inizi della, quasi con gli inizi della programmazione, quando in ambito accademico c'erano molte innovazioni, molte idee nuove, che poi però non sempre effettivamente sfociavano in qualcosa di realmente utile. Ha ritrovato un po' di successo recentemente, soprattutto grazie ad alcuni linguaggi tipo Haskell, che vengono utilizzati sempre di più anche fuori dall'ambito accademico, perché producono degli effettivi benefici proprio anche per lo sviluppatore e anche, non sembra, ma in realtà anche per l'azienda che paga lo sviluppatore. E quindi volevo cercare di spiegare un attimino quali sono i paroloni che magari ogni tanto capita di incontrare quando si parla di programmazione funzionale. Quindi che cos'è, a che cosa serve, e fare anche un paio di esempi in JavaScript, per cui mi aspetto che un minimo di JavaScript lo conosciate, oppure che sappiate improvvisare con il vostro cervello laddove ci siano dei buchi da colmare. Se avete delle domande, segnatevele pure, alla fine vi prometto che cercherò di lasciare del tempo per rispondere alle vostre domande. Una cosa da notare è che anche se non farete mai programmazione funzionale, in realtà alcuni dei concetti che essa propone sono molto utili per qualcuno che voglia proprio migliorare le sue capacità come sviluppatore, per cui in realtà vale la pena di studiarla anche se poi non la si usa per davvero. Partiamo dal presupposto che quando scriviamo il nostro codice abbiamo bisogno di seguire alcune semplici regole. Queste regole non devono necessariamente essere delle regole del tipo puoi fare questo, non puoi fare quello, o semplicemente delle regole di stile nella programmazione o nello scrivere il codice. Semplicemente, se noi non ci imponiamo delle regole, è impossibile scrivere un programma. Proprio il problema è proprio sostanzialmente quello. Il fatto è che nel momento in cui noi decidiamo di guardare un problema in un certo modo, decidiamo anche quali sono i blocchi fondamentali che useremo per risolverlo. Per esempio, tutti noi conosciamo la programmazione imperativa, suppongo, magari no, però la programmazione imperativa è agli albori della programmazione fai questo, fai questo, fai questo, fai questo. Ovviamente lo ritroviamo in realtà in tutti i linguaggi di programmazione al giorno d'oggi, che sono fatti praticamente tutti così. La programmazione imperativa che cosa ci dice di fare? Ci dice di prendere un problema, decomporlo, scomporlo in sottoproblemi, e questi problemi li vediamo come dei passaggi di stato da un istante all'altro dello svolgimento del nostro programma. Infatti abbiamo come blocchi fondamentali le istruzioni, ta ta ta, una sotto l'altra, le variabili che è possibile mutare, di cui è possibile mutare il valore, le strutture di controllo, tipo i nostri if, i nostri loop, le nostre cose. Quindi questi sono i blocchi fondamentali della programmazione imperativa. Se andiamo un pochino più ad alto livello, la programmazione a oggetti ci propone di scomporre i problemi in modo ancora diverso. Quindi noi proprio mentalmente, quando ci troviamo di fronte a un problema di programmazione, cerchiamo di risolverlo in un modo diverso. Lo vediamo proprio in un modo diverso. Identifichiamo degli attori, identifichiamo dei messaggi che questi attori si devono scambiare in qualche modo, e quindi creiamo delle interazioni in questo modo. Quindi abbiamo oggetti, metodi, usiamo l'incapsulamento, usiamo l'ereditarietà, insomma abbiamo dei principi che applichiamo per comporre la nostra applicazione. La programmazione funzionale è un altro di questi paradigmi di programmazione, così si chiamano. La base della programmazione funzionale sono le funzioni. Surprise. Le funzioni vengono viste come delle trasformazioni di dati,
Per cui il nostro programma alla fine dovrà essere una trasformazione di dati dall'ingresso all'uscita. La somiglianza con la programmazione imperativa è solo superficiale, perché in realtà qui proprio parliamo di dati in ingresso, dati in uscita e una grossa trasformazione in mezzo. Però anche qui abbiamo delle regole di composizione. Non utilizziamo mai, quindi abbiamo queste funzioni che vengono definite pure, poi adesso vi spiego perché, che sono viste come delle trasformazioni di dati. E non abbiamo una mutevolezza dello stato, per cui non esistono variabili, esistono solo valori costanti. Il che spesso spinge la gente a dire, ma come cavolo si fa allora a fare un programma se non può cambiare niente? Però in realtà si riesce. E poi abbiamo delle tecniche ovviamente che possiamo applicare. Qui ne ho elencate alcune, tipo la ricorsione. Siccome ci sono solo funzioni e non ci sono strutture di controllo, dobbiamo usare la ricorsione. Funzioni di ordine superiore, cercherò di spiegarvi dopo, composizione di funzioni, perché se devo fare una grossa funzione e l'unica cosa che ho a disposizione sono funzioni, vuol dire che devo poter comporre le mie funzioni per costruire una funzione più grossa. I vantaggi principali vengono da una maggiore modularità, che quindi è quella che ci permette di rendere il nostro codice più facile da testare, meno ripetitivo. Soprattutto la cosa più importante è il minore carico mentale dello sviluppatore proprio, perché quando il modulo è piccolo e ben contenuto in se stesso, posso lavorare sul modulo senza dovermi ricordare, ah, ma questo l'avevo scritto così, questo l'avevo fatto così. È molto più facile proprio lavorarci proprio mentalmente per lo sviluppatore, l'essere umano che c'è davanti al computer. Ma il vero vantaggio della programmazione funzionale è che ha una maggiore composizionalità, sempre che sia una parola. Che cosa vuol dire? Che è più facile costruire un programma più grosso a partire da dei blocchetti più semplici. Perché le regole di composizione sono semplici, rigorose e ben definite a livello matematico. Al che metà della gente che c'è qui dentro se ne andrà dicendo chi se ne frega della matematica. Si tratta fondamentalmente di rispolverare un po'. Non lo facciamo qua, ma di rispolverare un po' di quelle conoscenze matematiche, tipo, che ne so, le proprietà delle operazioni. Non so se avete presente la proprietà commutativa, la proprietà transitiva. Alcune funzioni fatte in un certo modo hanno anche loro delle proprietà che si possono applicare e che ci permettono di riscrivere, ricomporre, decomporre, ricostruire come ci pare il nostro programma, mi viene da dire con uno sforzo minimo. Ma nel senso che prima dobbiamo imparare bene queste tecniche e poi dopo lo sforzo è veramente minimo, perché ogni volta che ci troviamo davanti al nostro programma capiamo subito come fare a riordinarne i blocchi. Tutto questo, qual è il vero vantaggio che ci porta? È una minore resistenza al cambiamento. Quindi se noi abbiamo bisogno di cambiare il nostro programma è più facile. Magari ci richiede più energia cerebrale per scriverlo, è più macchinoso scriverlo, è più macchinoso inventarsi il programma bene, ma quando poi lo dobbiamo cambiare in realtà basta che applichiamo queste semplici regole e lo possiamo cambiare più facilmente. Poi con il tempo diventa anche più semplice scriverlo oltre che modificarlo. Quindi partiamo ora con il blocco unico fondamentale su cui si costruisce tutta la programmazione funzionale, cioè le funzioni pure. Ci sono linguaggi che vi... usiamo JavaScript per fare i nostri esempi. JavaScript è un linguaggio multiparadigma, potete scrivere con stile imperativo, a oggetti, funzionale, come vi pare. Ed è comodo perché ce l'abbiamo tutti nel browser, quindi lo possiamo utilizzare tutti quanti da una pagina web senza troppi problemi. Forse sei arrivato. Oltre ad avere quindi questo grandissimo vantaggio di una grande disponibilità, ha anche il vantaggio che se proprio vi trovate incastrati in un punto e non riuscite ad andare avanti in modo funzionale, vabbè, potete sempre metterci dentro un pezzo fatto a oggetti e non si arrabbia nessuno, non arriva la polizia funzionale a cercarvi. Alcuni linguaggi invece sono molto più rigidi. Facevo prima l'esempio di Haskell,
che oltre a essere rigido dal punto di vista della purezza delle funzioni, è rigido anche dal punto di vista dei tipi di dato che potete utilizzare. E questo aiuta in realtà moltissimo, perché più regole, più limitazioni ci poniamo e più è facile per noi sviluppare. Ma sto divagando, quindi andiamo avanti. Le funzioni, cosa sono le funzioni? Rispolveriamo proprio quel minimo di matematica e vi prometto che è l'unico pezzettino di matematica che metterò in tutta la presentazione. Una funzione è una relazione tra gli elementi di due insiemi che associa, quindi è una mappatura, diciamo, gli elementi del primo insieme con uno massimo, al massimo un elemento del secondo insieme. Quindi gli elementi del secondo insieme possono essere legati anche a più elementi del primo, ma come vedete tutti gli elementi del primo hanno un solo elemento a cui sono collegati. Se voi fate in modo che il vostro codice sia scritto così, le vostre funzioni sono pure. Però adesso faccio una piccola deviazione e vi faccio vedere perché JavaScript ci aiuta da questo punto di vista. No, allora, in verità non ci aiuta, perché JavaScript ci permette di scrivere le nostre funzioni come vogliamo. Siamo noi che dobbiamo disciplinarci un attimo. Però JavaScript ha delle funzionalità, delle feature che sono molto utili in realtà per la programmazione funzionale. Per prima cosa, le funzioni sono cittadini di prima classe. Primo parolone, cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che le funzioni sono valori come tutti gli altri. Un numero, una stringa, un booleano, un oggetto, sono tutti valori. Anche una funzione è un valore. Primo grande vantaggio, la posso prendere e assegnare dentro una variabile, o in questo caso una costante. E poi la posso utilizzare, questa variabile funziona come un alias, per così dire, della mia funzione. Cioè, posso anche passarle come parametri ad altre funzioni. Oppure, se voglio, posso anche ritornarle come valore di ritorno da una funzione. Quindi mi permette questa flessibilità enorme. Il secondo vantaggio sono le lambda expression. Lambda è la lettera greca che fu introdotta da Alonzo Church nel suo lambda calculus negli anni 30, ma è tutta un'altra storia. Le lambda expression cosa sono? Semplicemente sono delle espressioni che ritornano una funzione. Possiamo immaginarle come delle funzioni letterali, cioè come abbiamo le stringhe letterali che sono virgolette, dei caratteri e delle altre virgolette, abbiamo anche le funzioni letterali, cioè basta che scriviamo sta roba qua e il valore di questa espressione qui è la funzione. Cioè abbiamo proprio la possibilità di definire funzioni nel bel mezzo del nostro codice, in qualunque punto, invece di altri linguaggi che ci obbligano a dichiararle in dei punti ben definiti. Notate che le ultime versioni di JavaScript ci permettono questa notazione semplificata, anche nota come arrow function, che userò tantissimo durante il resto della presentazione perché è molto più pulita e molto più sintetica. Quindi anche così io posso definire una funzione e assegnarla a una variabile. Ultimo ma non ultimo, abbiamo le cosiddette chiusure lessicali. Una chiusura o closure, che è altro parolone terribile, praticamente significa semplicemente che laddove, attenzione, non quando. Quando parliamo di queste di funzioni non parliamo mai di quando, ma di dove, perché non conta il momento nel tempo in cui questa cosa accade, in teoria. Dove vado a creare una nuova funzione, questa ha automaticamente la visibilità, questa qui è una funzione, questo è il corpo della funzione, ricordatevi. Questa ha automaticamente la visibilità di tutte le variabili che erano visibili laddove è stata costruita. Per cui, anche se qui fuori, per esempio, la variabile secret non è più visibile, in verità è ancora visibile dentro questa funzione qua. Dentro questa funzione qua. Infatti, quando chiamo la funzione closure, che è questo valore che mi viene ritornato dalla funzione outer, funzioni che ritornano funzioni, mi ritorna 7 dwarfs, perché si ricorda sia di secret che di input. Questa cosa è abbastanza importante. E vuol dire solo questo, badate. Tanti di questi paroloni in realtà sono dei concetti abbastanza semplici. Il guaio è a che cavolo servono in generale, ma quello è un altro paio di maniche. Cos'è una funzione pura? Una funzione pura è una funzione che ha un input, una trasformazione di dati, un output, senza effetti collaterali di nessun genere.
È bella perché ho un input e un output e so sempre che dato quell'input mi darà sempre quell'output. Per cui è più facile da testare, per esempio. Perché se io dico che se gli passo 3 mi deve ritornare bar, sarà sempre così. Io la testo controllando effettivamente che funzioni così. Ma se ci fossero degli effetti collaterali invece? Gli effetti collaterali, questi sono tutti parole che poi trovate in giro se andate a informarvi meglio. Gli effetti collaterali praticamente sono delle interazioni osservabili con il mondo esterno. Cioè vuol dire che oltre al mio input ho anche un altro input che chissà da dove viene. Oppure oltre al mio output ho anche un altro output che chissà dove va. Il che rende le nostre funzioni meno deterministiche. Cioè non ho più il mio input e sicuramente ho il mio output, perché ho anche questo input nascosto, infido, che potrebbe produrre un output diverso. Quindi tipi di effetti collaterali che possono esserci nelle nostre funzioni possono essere la lettura e la scrittura di uno stato esterno, tipo una variabile globale, una variabile distanza se siamo in una programmazione oggetti. Questo perché? Perché se con una funzione scrivo qualcosa in questa variabile e poi con quest'altra funzione vado a leggere la stessa cosa, queste due funzioni in qualche modo sono legate tra di loro. E quindi questo significa che se io eseguo una, influenzo il modo in cui l'altra funziona. E quindi questo significa che è più difficile da debuggare, perché io non posso più ragionare sul mio modulo e basta, devo ragionare sul mio modulo e anche su quell'altro pezzettino da cui il modulo dipende. Anche strutture dati mutevoli, tipo i classici array per esempio, o gli oggetti di JavaScript, anche queste introducono degli effetti collaterali. Perché se io condivido lo stesso oggetto tra due funzioni, prima lo passo a una funzione, lo modifico e poi lo passo a un'altra funzione, vedete che ho ottenuto lo stesso problema che avevo prima. Le operazioni di input-output. Se io chiedo un numero al mio utente, è chiaro che il numero sarà potenzialmente sempre diverso. Per cui sto facendo dipendere e lo svolgimento della funzione, l'esecuzione della funzione, da un qualche cosa di esterno. Notate che per la maggior parte, soprattutto in JavaScript, molte di queste cose sono inevitabili. Per esempio, volete leggere la data di sistema? Volete ottenere un numero casuale facendo math.random? È una lettura di uno stato esterno. Non potete farci niente. Volete modificare il DOM perché volete aggiungere un elemento alla pagina così l'utente vede qualcosa? Se no, il vostro computer si scalda, ma poi l'utente non vede niente, è quello il problema, no? Per cui, se volete che l'utente veda qualcosa, glielo dovete mostrare. Quindi dovete modificare una struttura dati mutevole. Volete recuperare i dati dal vostro server? Magari. Dovreste fare delle operazioni di input-output. È necessaria questa cosa. Quindi non è che gli effetti collaterali sono da eliminare. Quelli superflui vanno eliminati. Quelli necessari vanno etichettati ben bene come operazioni non sicure e vanno usate in modo tattico, in modo chirurgico. Cioè, nel momento in cui tutte le mie trasformazioni dati sono pronte, sono tutte composte, pronte per far funzionare l'applicazione, schiaccio il grande bottone rosso, tutta la mia pipeline di trasformazioni parte e avrà anche degli effetti collaterali, all'inizio e alla fine, ai lati per così dire. Così in mezzo mi rimane del codice bello pulito. Quindi, cerchiamo di evitarli, questo è quello che ho appena detto praticamente. Gli effetti collaterali rendono le parti interdipendenti, abbiamo una dipendenza temporale per cui le parti prima influenzano quelle dopo, eseguo una funzione prima, influenza quelle dopo, potrebbero essere inevitabili e dovremmo cercare di eliminarli e isolarli, questo per racchiudere un po' il tutto. Quindi veniamo di nuovo alle nostre funzioni pure. Le preferiamo perché? Perché non c'è interdipendenza, perché si concentrano piuttosto che sul flusso di controllo, sulla trasformazione di dati. E quindi è più facile ragionare sulla loro correttezza. Proprio perché non abbiamo tutto questo stato che cambia, ma avrò modificato questa variabile quando arrivo a questo punto di questa funzione. No,
È tutto lì dentro la funzione. E quindi sono più facili da testare, da rifattorizzare, da riutilizzare anche. E poi c'è anche questa cosa che vi accenno soltanto, che si chiama trasparenza referenziale, referential transparency, che significa che laddove avete l'esecuzione di una funzione, quando andate a ragionare sul codice potete togliere quella funzione e sostituirla con il suo risultato. In questo modo è più facile ragionarci, ma non solo, volendo il compilatore potrebbe ipoteticamente fare anche delle ottimizzazioni, dicendo ma questa funzione ritornerà per forza questo valore e quindi sostituire interi pezzi del nostro programma o addirittura riordinarli per farli eseguire in un altro modo. Ma non voglio eccedere, nel caso poi appunto se avete domande possiamo anche approfondire un po' meglio. Invece parliamo di strutture dati immutabili, cioè come faccio effettivamente a lavorare con delle strutture dati che non possono essere modificate? Partiamo dal caso base. Qui ho proposto un esempio abbastanza sciocchino, diciamo, in cui abbiamo un oggetto che rappresenta un'astronave, che ho chiamato il Falco Millenario, e che ha 120 punti vita, per così dire, no? Immaginiamoci che è una specie di videogioco in cui ci sono delle astronavi che combattono tra di loro. E ho una funzione, scritta in questo modo, che ho chiamato hit, e in ingresso gli devo passare un'astronave e quanto danno viene fatto a quell'astronave. Quindi cosa faccio? Vado a sottrarre direttamente, giusto, il danno fatto dai punti vita della mia astronave. Per cui vedete che la mia astronave all'inizio ne ha 120, poi la colpisco per 16 danni e quella ne ha 104 di punti vita. Ok? Cioè questo è il modo classico in cui lavorerei con questo tipo di oggetti. Adesso però proviamo a renderlo immutabile e vediamo che cosa succede. Quindi JavaScript ci mette a disposizione la funzione object.freeze che congela questo oggetto e poi per comodità lo ritorna anche. Quindi adesso myShip è congelato, è immutabile. Quindi guardate cosa succede, che quando richiamo hit myShip 16 i suoi punti vita sono ancora 120, quindi ho reso il mio programma inutile. Anzi, se faccio un passo ulteriore e abilito la modalità strict usando useStrict nel mio programma, addirittura quando cerco di modificare la proprietà HP mi viene un errore di tipo che mi dice HP è read-only, non può essere modificata. Però adesso arriva la programmazione funzionale in nostro soccorso, perché adesso possiamo andare a costruire un'altra funzione diversa, un'altra funzione hit diversa. Invece di modificare l'oggetto, ne ritorno un'altra copia modificata. Questo ha il vantaggio di permettermi di lavorare con due copie, una che è quella vecchia e una che è quella nuova. Quindi se voglio fare una specie di undo, per esempio, lo posso fare già gratis. Ho una funzione proprio di undo automatica. Uno dei grandi vantaggi veramente enormi, a parte appunto tutta quella cosa degli effetti collaterali che vi dicevo prima, è che se io avessi un ambiente multithread, che non è JavaScript perché è monothread, non avrei nessun problema a lavorare con questi oggetti, perché ogni thread potrebbe lavorare con la sua versione diversa dell'oggetto e quindi non si pesterebbero i piedi l'uno con l'altro praticamente. Però uno dice, vabbè, adesso che ho questi due oggetti separati, come faccio? Se vediamo tutto in un'ottica di funzioni che vengono applicate a funzioni in una grande funzione composta, io posso fare in modo che quando richiamo la mia funzione hit, il suo risultato viene passato a un'ulteriore altra funzione che poi ci fa qualcos'altro e poi passa il risultato a un'altra funzione ancora che ci fa ancora qualcos'altro, fino a che arrivo alla fine della mia pipeline e scateno un effetto collaterale utile. Ok. Ora, questa implementazione non mi piace tantissimo perché dipende troppo dalla struttura del mio oggetto ship.
questa è un pelino meglio, nel senso che utilizzo oltre Object Freeze anche Object Assign, che è un'altra funzione base di JavaScript. Praticamente Object Assign mi permette di prendere una serie di oggetti e assegnare le loro proprietà da destra verso sinistra. Per cui qui cosa faccio? Partiamo da destra verso sinistra. Questa cosa di andare da destra verso sinistra nella programmazione funzionale ogni tanto ritorna, quindi prendete un po' l'abitudine già da adesso. Prendo un oggetto nuovo che ha questa proprietà HP, che è la mia nuova proprietà HP. Quindi prendo i danni e i punti vita meno i danni. Li passo all'oggetto ship, per cui non vado a modificare l'oggetto ship, ma vado praticamente a sovrascrivere, ancora non le ho sovrascritte, sto ancora lavorandoci, sovrascrivere la proprietà HP e mi tengo per esempio la proprietà name, quella me la tengo immutata perché non è cambiata. Tutte queste poi le assegno a un nuovo oggetto, quindi avrò un nuovo oggetto che ha tutte le proprietà di cui una è stata pure modificata. E non dimentichiamoci poi che devo frizzarlo comunque, perché altrimenti non sarà immutabile. Oh, molto bene, giusto? Fa schifo sta cosa, diciamocelo. Cioè, guardatelo, non posso scrivere questa roba qui ogni volta. E come se non bastasse, ha anche delle performance pessime. Perché io sto costruendo oggetti a non finire in continuazione e quindi questo non è un problema, perché JavaScript è ottimizzato per costruire tantissimi oggetti. Però è ottimizzato anche per fare la garbage collection quando serve. Per cui se voi avete un'applicazione che ha bisogno di un minimo di performance, a un certo punto si congela per quanto? 10 millisecondi? 20 millisecondi? Però l'occhio umano riesce a percepire questo congelamento temporaneo e quindi è brutta come cosa. Magari, che ne so, clicchi su una cosa proprio in quel momento in cui sta facendo garbage collection e quindi devi aspettare quei 30 millisecondi che succeda veramente qualcosa. Non è la fine del mondo, per carità. Però, siccome questo è evidentemente un videogioco, è un bel problema. Perché se si frizza per 30 millisecondi sto perdendo due frame di aggiornamento praticamente. Vabbè, comunque. E poi c'è anche tutta questa copia delle proprietà che in un certo qual modo ci ruba tempo. E oltre a rubarci tempo dobbiamo creare un ulteriore oggetto per farci fare la copia delle proprietà. Quindi, della gente molto smart, si è inventata Immutable.js, che è una libreria di Facebook. La trovate qui se vi serve, facebook.github.io/immutable.js, oppure cercate Immutable.js su Google, che praticamente ci propone un'implementazione degli oggetti immutabili più avanzata, che sfrutta delle funzionalità di sharing strutturale, di condivisione strutturale. Per cui in pratica vengono creati meno oggetti, structural sharing è un altro parolone che troverete in giro, vengono praticamente sfruttate le strutture dati già presenti per costruirne sopra delle altre che ne rappresentano una copia parziale in pratica. E questo permette di avere migliori performance sia in termini di memoria che, ho fatto proprio delle prove, in termini di tempo. Ho fatto delle prove molto superficiali, quindi non vi aspettate chissà che. E poi ha anche delle ulteriori interfacce funzionali molto interessanti, cioè ci permette di passare delle funzioni, vabbè, questa roba poi magari ve la spiego poi. Ok, questo per quanto riguarda gli oggetti immutabili. Vi voglio anche presentare una delle tecniche di programmazione funzionale che ci permettono di appunto costruire questa colla, che ci permette di comporre meglio i nostri moduli. E questa si chiama funzioni di ordine superiore. È molto semplice in realtà, cioè i matematici danno sempre dei nomi allucinanti alle cose, ma in realtà è estremamente semplice. Tutte le funzioni che abbiamo visto finora erano funzioni di prim'ordine, cioè erano delle funzioni e basta. Le funzioni di ordine superiore sono delle funzioni che operano su funzioni, cioè potrebbero richiedere delle funzioni come parametri, oppure ritornare delle funzioni come valore di ritorno, o entrambe le cose. Qui, per esempio, passiamo una funzione come parametro, vedete, e poi questa funzione la richiamiamo due volte, la applichiamo due volte. Applicare una funzione è un altro modo di dire chiamare una funzione.
Però di solito quando dico applicarla due volte vuol dire che faccio funzione di valore, mentre invece quando dico che la chiamo due volte è come dire che faccio funzione e poi funzione, giusto per intenderci. Di qua invece ritorniamo una funzione come risultato, cioè praticamente ho una funzione che ritorna un'altra funzione, che ha un nome veramente strano, però vabbè. Questa è una funzione che mi costruisce funzioni che moltiplicano per una certa costante k, in pratica. Concentriamoci un attimino su queste. Ci danno un grande vantaggio, e il vantaggio principale è che abbiamo una grande via di parametrizzazione del comportamento della funzione che è molto flessibile. Cioè, pensate alla differenza tra questo e uno switch case. Cioè, nello switch case io devo prevedere tutti i casi possibili e devo passare il valore corretto per avere esattamente quel caso. Qui invece gli passo una funzione e lì dentro posso direttamente catturare il comportamento che mi piacerebbe aggiungere a questa funzione di ordine superiore. Questo ci permette di generalizzare degli schemi ripetitivi in astrazioni. Cioè dici, ah ok, mi rendo conto che questa cosa in cui, per esempio, itero tutti gli elementi di una lista, applico la funzione a tutti gli elementi e poi ritorno una lista che contiene tutti i risultati dell'applicazione, vedete? Tipo ho questa funzione qua, la applico a tutti questi elementi e quindi ciascuno viene trasformato nel suo corrispettivo. Caspita, questa cosa la faccio tantissime volte, perché non scrivere una funzione che si chiama map, che serve veramente a fare questo, dove il parametro è come trasformare un elemento in un altro. Io catturo questa trasformazione di dati, quindi con una bella funzioncina pura, catturo questa trasformazione e ottengo direttamente il risultato. Come faccio a usare questa cosa in JavaScript? Utilizzo il metodo map della classe array. Quindi in realtà sto utilizzando ancora le basi a oggetti di JavaScript, non è che andiamo chissà quanto lontano. Per cui passandogli questa funzione multiply by 2, per esempio, tutti questi numeri verranno moltiplicati per 2. La cosa interessante è che anche se l'array è una struttura dati mutevole, quando richiamo il metodo map mi viene ritornato un nuovo array e quindi io non ho modificato l'array originale e quindi anche map è pura come funzione e quindi siamo tutti più felici, più contenti e possiamo andare a casa soddisfatti. Un altro esempio di questo schema ripetuto è filter, che è il caso in cui voglio selezionare solo alcuni elementi di un array che rispettano una determinata proprietà. Questa proprietà la catturo sotto forma di un predicato, che altro non è che una funzione, che ritorna true o false. Niente di così trascendentale. Quindi, lo schema di funzionamento di filter è questo, il modo di usarlo è uguale a map. Quindi, ho un mio predicato, in questo caso is odd, cioè se è dispari, che ho catturato qui sopra in questa funzioncina qui, non faccio altro che fare numbers.filter di is odd, e mi vengono ritornati solo i numeri dispari del mio array. Ancora una volta l'array viene copiato e quindi non ho problemi di interferenza tra funzioni. In realtà, se mangiamo la foglia, ci rendiamo conto che sia map che filter sono, come dire, degli schemi derivati da uno schema più ampio, che viene chiamato reduce comunemente. Reduce è un po' più complesso, ci richiede una lista, un elemento identità, cioè un valore iniziale da cui partire, e una funzione di aggregazione. Quindi praticamente farà un'aggregazione per parziali successivi di tutti gli elementi dell'array fino a ritornarci un risultato unico. Tipico esempio è la somma o la media degli elementi di un array, per esempio. Per esempio, se faccio numbers.reduce add, quindi gli passo l'operazione di somma, otterrò alla fine la somma di tutti gli elementi dell'array, perché questi vengono uniti, aggregati, uno per uno, con questo valore iniziale. Si parte quindi da questo valore iniziale.
Oh, il bello di questi metodi è che sono già lì, quindi non dobbiamo scriverli. E sono molto comodi da infilare in una pipeline uno dopo l'altro. Cioè, se voglio fare prima un filter, poi un map e poi un reduce, vedete che ognuno praticamente, ognuno di queste funzioni verrà richiamata sul risultato della precedente. Gli svantaggi sono che la composizione di queste funzioni, la composizione di tutti i metodi in generale, non funziona bene. Della composizione non abbiamo parlato, ma è una tecnica di programmazione funzionale che ci permette, da funzioni semplici, di costruirne di più complesse. E i metodi, cioè oggetto punto qualcosa, non funzionano tanto bene nell'ottica della composizione. E poi il problema è che sono disponibili solo sugli array. Per esempio, se volessi farlo su una stringa, dovrei prima splittarla e poi, quando ho finito di fare il lavoro, devo riunire tutti i caratteri. Ed è abbastanza semplice ancora. Guardate, se lo voglio fare su un oggetto, come devo fare? Se voglio filtrare le chiavi valore di un oggetto, tanti saluti. Per questo vi suggerisco Ramda, ramdajs.com, che è una libreria di JavaScript che però ha già dentro tutta una serie di funzionalità funzionali molto utili, delle utilità anche per comporre le funzioni, per fare un'altra roba che si chiama currying, che è una tecnica un pelino più avanzata di questa. Insomma, vi dà già un buon pacchetto per non dovervi riscrivere, reinventare la ruota, se proprio volete andare fino in fondo alla tana del bianconiglio. Quindi, partendo da qua, che si fa? Composizione di funzioni, currying, point freestyle, tipi di dato algebraici, matching di pattern, classi di tipi, inferenza di tipo Hindley-Milner, tipi esistenziali, higher kind of types. Kind si traduce ancora come tipo, sarebbero tipo tipi ulteriormente tipizzati, funtori, monadi, ottica funzionale, teoria delle categorie. Quindi vedete che in realtà abbiamo appena grattato la superficie e di paroloni ce n'è ancora una valanga. Però vi posso suggerire un paio di articoli che potreste trovare utili. Il primo è veramente adatto per qualcuno che vuole cominciare e che mastica un po' di JavaScript. Se provate ad andare su Google e cercate James Sinclair Introduction Functional 1, vi ritrovate alla parte 1 della sua introduzione, della sua gentle introduction a JavaScript in stile funzionale. Se volete poi approfondire ulteriormente, c'è la guida più o meno adeguata alla programmazione funzionale del professor Frisbee, che nonostante il nome è parecchio adeguata in realtà. Il professor Frisbee non è una persona reale, si prende un bel po' di libertà nello spiegare la programmazione funzionale, ma la spiega parecchio bene e utilizza JavaScript ancora per i suoi esempi. Se provate a guardare su Google professor Frisbee mostly adequate Gitbook, trovate il Gitbook e ve lo leggete direttamente online. E questo è tutto. Grazie. Grazie.